Buongiorno, oggi sono estra mega ritardo perché ho registrato finalmente il tutorial del make up che mi vedete praticamente tutti i giorni. Il problema è che appunto mi sono allungata un pochino troppo, quindi ora devo correre verso la metro e andare appunto dalla mia amica Lara a Myeongdong. Tra l'altro, prima di uscire vi voglio dare questa chicca, perché lo sapete che stampo molto spesso le foto, mi piace avere ricordi cartacei oltre che comunque digitali, perché ormai abbiamo sempre queste foto, si perdono file, cambi telefono e ti perdi pezzi, non ci piace. Volete mettere e stamparli, poter fare delle cornici, poterle mettere su parete, guardarle in continuazione? Molto spesso anche a casa mi chiedevate: ma con cosa stampi i quadri e le foto? Lalalab è la vostra soluzione. Tra l'altro mi hanno dato un super codicino che potete usare sul sito, sulla nuova collezione Bohemian, che è bellissima. Ci sono infatti le box che potete scegliere, ci sono le calamite, ci sono i photobook, c'è anche l'applicazione oltre al sito internet che potete utilizzare, che è semplicissima. Caricate le vostre foto, scegliete il formato, potete anche modificare il colore del frame, aggiungere dei testi, quindi anche adesso in prossimità magari di qualche festa, del Natale, portatevi avanti e fate dei regali che abbiano un senso, anche solo una calamita da attaccare al frigo con la vostra foto, con la vostra amica o il vostro fidanzato. Sono quelle piccolezze, sapete, quei momenti che condivisi sono ancora migliori. Vi lascio adesso delle clip delle foto che ho stampato io, di tutti i miei ricordi, di tutti i miei viaggi, delle mie foto preferite, quelle che sono venute meglio, quelle che sono venute peggio, perché poi anche quelle racchiudono, no, dei momenti. E spero appunto di farvi cosa gradita con questo codicino, perché a me è stato molto molto utile. Io ripeto, adoro questo genere di servizi e almeno una volta per tutte vi condivido questa perla di saggezza che in più appunto avete scontata. Vi lascio anche ovviamente tutti i riferimenti nell'info box qua sotto. Allora, siamo qua, se no ogni volta poi torno a casa e vi dico: mi sono vista con... Eccola, esiste Lara. C'è sempre Lara, salutatemi. Ciao Elisabetta. Ciao Elisabetta. Ti prego, non chiedere le cose che vedi da me a Lara. No, no, no. Elisabetta, calmati, calma. Vieni qua a trovarci, vieni qua. Comunque, a parte questo, eccolo Lenz. Eccolo qua. Adesso andiamo, facciamo i nostri giri. Poi mangio perché ho un po' fame. Adesso andiamo da... Hola. Ragazzi, oggi abbiamo il cameraman. Che strano. Allora, prenderemo... Ecco qua i soldi. Prenderemo questo, uno dei miei preferiti. Vai Lara, riprendi lo stendino, che carino. Questo ragazzo è buonissimo. Facciamo un taste test, anche se sappiamo già che è buono, ragazzi. Un po' di gente. Sono tornata a casa, c'è una lotta tra lo sputatore qua seriale e il signorino che è lì che si mangia il suo setto, un po' gelosino quando tocchiamo il signor Gucciolone. Invece di Gocciolone, il signor Gucciolone. È vero? Guardate con questa linguettina microscopica. Eccoti! Mamma mia, quanto sei un gigante! Mamma mia, quanto sei un gigante! Mamma mia, cioè, guardate la mia mano. Oddio, fa tutto il timido. Fa tutto il super shy, super shy. Purtroppo, amici, cattive notizie, perché sono andata a vedere nel coso della cassetta della posta, perché ok, mettono tutta sta carta, la pubblicità solita, cibo, ordinare, eccetera, ok, possiamo buttare, ma c'era una bolletta che questo probabilmente è il gas, esatto, 10.000 won, e vabbè, passa la paura, quello non è tanto, ma mi è arrivata una cosa nuova, questa qui io non l'ho mai vista nella cassetta, e c'è scritto Well National Health Insurance Service. Ciò vuol dire che mi è arrivata l'assicurazione sanitaria da pagare. Volevo aprirla con voi perché comunque deve essere particolare. Lasciamo qui una deliziosa prova visiva e non so se sono effettivamente pronta. Questa va in base in realtà al quanto fatturate, poi dopo un tot che vivete in Corea vi arriva. Ora, io sono arrivata a fine aprile, adesso siamo a inizio settembre, quindi aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, quindi non so se arriva dopo 5 mesi o dopo 3 mesi. E perché ho sentito delle storie che a volte vi fanno pagare 2 mesi insieme. Having resided in South Korea more than 4 months. Ah, ok, quindi dopo, ok, quindi al quarto mese, giustamente, perché 3 mesi è quello turistico, il quarto ve lo fanno pagare. Quindi questi credo siano 2
2 mesi. You must pay in advance the insurance contribution for the following month or the 25th of each month. Quindi prima del 25 di ogni mese, ma come funziona esattamente? Cioè l'amount di soldi è sempre lo stesso. Qui dice 144 fischi di won per esattamente, boh, quanti mesi sono questi? Non c'è scritto, ragazzi. Ora vabbè, io mi leggerò bene questa roba e dovrò capire. Poi c'è un foglio scritto in coreano e uno scritto in inglese, per fortuna. Buongiorno amici da casa. Oggi mi sono svegliata tardi, ma sono andata a dormire alle 4, quindi è contemplato, cioè neanche 7 ore di sonno mi sono fatta. Ieri stavo facendo le dirette su Instagram e mi avete detto che volete vedere più cosa mangio in un giorno. Fatemi sapere anche qui sotto su YouTube se vi può interessare come cosa, perché l'altro anno quando ero in Corea l'ho fatto come genere di format. Cioè tipo io impazzisco, perché impazzisco per i generi di video sulla cucina, quindi mi farebbe piacere portarli. Fatemi sapere tra cose che cucino a casa e quando mangio fuori. Ovviamente quando sto con più persone è un po' più interessante, perché riusciamo anche a prendere più cose. Se io esco e mangio da sola, cioè quell'unica cosa è, però magari può essere carino. Quindi per adesso li registrerò molto più veloci su TikTok, appunto, quindi se volete andateli a vedere lì. Quindi non lo so, può essere interessante. Si possono fare tantissime cose, tantissime. Quasi continua il rewatch dei Cesaroni. Tra l'altro su Netflix appunto ci sono solo alcune stagioni. Ho trovato un forum insomma che li amo un po' tutte. Poi questa è la mia colazioncina di oggi, perché devo finire assolutamente l'avocado, quindi uova, salsa piccante, avocado. Queste mini tortilla che ho preso appunto al supermercato, che devo dire sono buone, per essere, insomma, per stare qui sono buone. Ho cambiato anche cover, ho messo questa che volevo provare, delle braccia bellissime, è super ciotta, bella. Il problema è che devo per forza tenere quella, perché ve l'ho spiegato, la carta e il cosetto questo qua per aprire la porta, un casino. Però per averla in casa, cioè uno ci può avere una cover da casa e una cover da fuori, che vi devo dire, prima o poi impazzirò. Prima o poi. Dopo tra l'altro devo passare da Daiso. Dovevo prendere anche un'altra cosa, alle salviettine per pulire il piano cottura. E poi vediamo cos'altro, perché è un po' che non passo da Daiso e magari c'è qualcos'altro che mi può servire, quindi ci andiamo a fare un giretto di routine. Oggi tra l'altro dovrebbe continuare a piovere, ha piovuto tutta notte e anche tutto ieri e anche tutto l'altro ieri, ma staremo a vedere cosa ci donerà oggi. Ok, tappa 1, Daiso, madonna fa caldissimo di nuovo. Ok, scendiamo, sicuro c'è l'aria condizionata, questa è una certezza. Ok, sempre bello limpido, meno male oggi non c'è neanche tanta gente, adoro. Cestinello, ho la lista sul telefono, quindi adesso mi servirà il telefono. Se c'è qualcos'altro extra, prima o poi dovrò cambiare anche il tappetino del bagno. Qui che c'è scritto Cloud, che carino. Cose da Daiso prese, ho speso 35.000 won di mazzo. Ogni volta così, pieno. Pieno, 3 cose devo prendere, attenzione, poi vi faccio vedere. Arrivo anche da Olive Young, dalla nostra oliva giovane. Vediamo cosa ci offre oggi. Tanto prendo questi che Rossi mi ha detto di provarli, quindi eccoli qua, non avevano i miei sfunghetti essiccati. Ora cerchiamo la tinta, che dovrebbe essere questo, però non mi ricordo se è di dark brown. Ah, non lo so. Anche qua abbiamo dato tinta e struccante di faglio, quello finito. Qua per voi un po' di shopping da Daiso. Allora, vabbè, Olive Young l'ho fatto vedere, queste, perché Ross mi rompe sempre che devo provare, proviamole. Ci stanno sia normali che così alla cannella. Sincera, potevo risparmiare. Poi abbiamo i sacchetti per il gelo, pugnette per i piatti di 2 tipi. Questo coso per mettere le ciabattine, perché le mie ok le uso, ma quelle in più stanno sempre lì ferme. E ogni volta che pulisco e sta all'alzare fare quindi le metto con questo e fine. Poi in teoria ero andata solo per prendere queste salviette e questi guanti, pensate un po'. Le ho trovate anche viola, che figata. Poi delle spugnettine queste qua con cui io ci applico la cipria. Mi serviva uno spruzzino, perché quello con cui uso l'acqua di riso, il getto è strano, non mi piace, quindi questo qua magari è meglio. Poi finalmente ho preso sto schiacciacoso per quando faccio insalata di uovo. E un mestolino, perché non c'avevo un mestolino. Poi cosa ho preso? Questi 2 pennellini. Queste palline per l'aspirapolvere, per farla profumé. E questo da mettere sopra il secchio. Poi 2 contenitori da frigo di vetro però. Perché quelli che ho dato a Ross, vabbè, glielo ho lasciati. Però erano di plastica, questi di vetro sono meglio. Poi finalmente ho ricomprato sto cacchio del cavetto, sperando che sia quello giusto, perché so 3 che ne compro,
3, eh? E ultima cosa, ho preso questo coso per mettere gli occhiali, perché ce l'ho sempre lì buttati e non mi piacciono, quindi ho visto questo l'altra volta, eccolo qua. Dovevo finire il tonno che avevo in frigo e il riso qua nella cuociriso, quindi ho mischiato ovviamente come sempre tutto e ci ho messo anche il cetriolo perché si sta tutto facendo male. Ovviamente alghette, questa è la mia cosa preferita, ragazzi, la mia cosa preferita. Mi è arrivato un messaggio di una consegna. Cioè, fa caldo anche dentro con l'aria condizionata, ma è possibile mai? Vabbè. Questo dovrebbe essere un pacchettino AliExpress. Ciao mattine! Allora, non so se vi ricordate, io queste le avevo già prese, ma erano piccole, quindi le ho riprese. Cioè, sembrano troppo carine. Stavolta ho provato... Ma come 39,40? No, raga, però no. Avevo preso 40,41, non mi fate questa storia un'altra volta. Oh no, è successo di nuovo. Cos'è una maledizione? Cioè, capirò che non devo più provare a prendere queste scarpe. Oh, si legge 40,41. E invece io qui leggo 39,40, belli. Adesso si manda una bella foto. E vediamo, perché questa storia deve finire. Cioè, non è possibile, dai. Io tra l'altro, allora, vi racconto. Probabilmente ieri sera è successo che mi ha chiamato G1. Perché questi giorni ero in Giappone a fare così un solo trip. Non so se lo sapete, ma i coreani è molto raro che abbiano delle ferie, anche solo d'estate, o che si prendano dei giorni dal lavoro. Io, madonna, comunque, cioè, insegno delle bretelline di sto top, perché se lo metto così ovviamente qua non sostiene niente. Comunque, quindi lui adesso sta cambiando lavoro, quindi c'ha questo periodo di pausa, sta facendo insomma un po' di cose, un po' di svago finalmente, perché veramente qua c'è una cultura del lavoro molto pack, molto, molto stretta, cioè letteralmente si fa solo quello. Quindi è andato a fare questo viaggetto, ieri mi chiama, perché io sapevo dovessi tornare oggi lui, allora ieri mi chiama, dico perché mi chiama, poi su Kakao, che non chiama mai su Kakao, e mi ha detto: Ila, ho perso il telefono. E io, ma come ho perso il telefono? Cioè, com'è possibile? Dove l'hai perso? In Giappone? Cosa succede? Chi ti sta aiutando? Quindi era un po' agitato, quindi ho cercato di fare il meglio. Poi ero in giro, non si sentiva bene. Però appunto si è scordato il telefono e il taxi. La polizia, apparentemente giapponese, non è come quella coreana e non gli stavano appresso, non lo stavano tanto a sentire. E in più c'era il problema che se ritrovavano il telefono, comunque lui doveva stare lì di presenza per poterlo riprendere. Cioè non è che se lo ritrovano lo mandano appunto magari all'hotel dove alloggiava, poi l'hotel glielo poteva rispedire. Dovrebbe essere lì appunto presente per ritirarlo di persona, però lui torna oggi in Corea, quindi io ho detto: ma questo telefono è andato. Poi non ho capito dove ha trovato adesso il Kakao per riscrivere a me. Mi ha detto Samsung qualcosa, ma non ho capito dove è uscito questo telefono, se ce l'aveva un altro. Comunque, quindi oggi appunto torna, cerco di aiutarlo a capire un attimo cosa fare. Poi nella sventura mi ha fatto ridere perché mi ha detto: Ila, today can I give you my present? Cioè, ti posso dare il mio regalo che mi ha preso in Giappone, probabilmente. Ma in tutta questa sventura, cioè lui questo pensava, pensate che tipo che è. Quindi ok, quando arriva poi mi farà sapere. Però per dire, no? Cioè, mai un giorno di tranquillità, mai. Poi domani devo incontrare un'altra mia amica che arriva da Daegu e poi dovrò incontrarmi anche appunto con Daeyoung. Ci sono dei giorni in cui mi lamento, non so che fare, non c'è nessuno, bla bla bla, dei giorni che tu, cioè io sono l'unico pensiero degli altri apparentemente. Una calamita, che posso farci, Allora, guardate quanto sarebbero state carine del mio numero. A parte, non fate caso a tutti questi segni che ho qui, perché le zanzare qua mi massacrano. Cioè, fa molto signorino, carino. Plot twist dei plot twist. Allora, mi sono preparata. G1 è andato a comprarsi il telefono nuovo e mi aveva detto che poteva passare alle 8, però è troppo tardi perché io e Ross dobbiamo fare una cosa. Quindi adesso sto raggiungendo Ross a Yongsan, anzi Ross mi raggiungerà a Yongsan perché io penso farò prima di lei. Forse se la metro decide di passare, perché ogni volta prendo la linea blu io devo farmi il segno della croce. Ma comunque con G1 ci incontreremo i prossimi giorni, perché ovviamente deve dare regali anche a Ross. E quindi gli ho detto: va bene, allora aspetta che ti faccio sapere quando possiamo effettuare questo sdoganamento. Quindi appunto adesso metto le scarpine lì per farvi vedere come ho messo la questione ciabatte, che vedete poi io le mie le lascio sempre qua, così poi quando esco cambio e via. Sono arrivata a Yongsan, sempre bellissimo, sto aspettando qua il posto delle scalette. In realtà è pieno di gente, mi sorprende come
ho notato questa cosa, ogni volta che piove il giorno dopo è sempre pieno di gente in giro. Quindi non so se è una questione di sono stato recluso un giorno e allora devo uscire poi l'altro. Vabbè, comunque, in ogni caso aspettiamo la Ross che, non lo so, gli ho detto ehi, sono arrivata, mi sono seduta. E lei in silenzio stampa per ora, quindi staremo a vedere quanto ci metterà. Sono le 18.45 appena scattate. Prova visiva, eccoci qua. Allora, a questo punto credo di essere io il problema. Comunque. No, ragazzi. Non lo so. Ma poi il corteo, aspettate, c'è stato il corteo di mezzo. Allora, siamo arrivati. Lì c'è una pista. Ma il problema è che c'è una musica troppo alta, perché poi guardate quanto è bella. Cioè proprio, cioè guardate il sotto, è fatta proprio bene, però non si può far là, cioè non posso girarvi delle clip. Però puoi fare così. Te l'ho detto, ora esce la ballerina quella di salsa e vabbè, però buon appetito. Buon appetito. Sto riprendendo la linea della sventura che non passa mai. E sono anche un po' stanca. Domani, no, non so se lo faccio adesso o domani. Di passarmi la tinta e rilavarmi i capelli. Che bella la bolletta da 103.000 won. Tutto ciò mi è arrivata anche la Cider Zero che ho comprato. Ecco qui signorino. Tornata a casa, sto morendo di mal di testa in questi giorni. Primo perché l'altro giorno ha piovuto un casino, io dovevo uscire per forza di cose, mi sono beccata tutta l'acqua del mondo e ovviamente tutta zuppa umida bagnata con i vestiti. Ho dovuto poi prendere i mezzi che sparano l'aria condizionata a meno 2 gradi. Quindi già è tanto se io non mi sono ammalata e mi sia venuto solo mal di testa. Solo che lo sapete, io soffro di mal di testa. Ed è una cosa che mi viene spessissimo, quindi la odio proprio ancora di più. Avrei preferito la febbre piuttosto, la febbre. Anche se comunque questi giorni appunto sto facendo un sacco di cose, quindi non sarebbe stato un ottimo momento, ecco. Però sono 2 giorni che ho sta cosa incessante qua, proprio qua. Quindi credo oggi mi prenderò finalmente qualcosa. Ora, credo sia mezzanotte, può essere. Ah, mezzanotte e 47. Quindi portiamo il cagnolino. Poi faccio uno snackino, perché la pizza era buona. Però quando mangio la pizza non riesco a mangiare tanto, perché lo sapete, no? Stomachino, cosine. Quindi stuzzicherò qualcos'altro. Anche se mi sono portata la pizza che era avanzata qua a casa, ma non ho voglia di pizza. Magari mi fermo a prendere un gelato. Però no, perché ho detto che iniziamo a rimangiare meglio. Tentazione, questo paese c'è cibo ovunque. Buongiorno, sono le 10. Ieri sera mi ero fatta alla fine il porridge freddo che mi è tornato in mente dopo che l'ho detto a Ross. Quindi eccolo qua, guardate che bellino. Mi ha riscritto G1 che alla fine oggi non riusciamo a vederci, quindi tra poco passerà qui e mi darà questo benedetto regalo. Hello. Oh, è il più carino, vi giuro, guardate. A parte, allora, a saperlo, l'ho presa ieri una cosa del genere. Abbiamo dei prodotti. Poi ci sono delle salviettine. Mi fa morire. Questo che sarà? Un siero alla vitamina C? Cosa è successo in questi ultimi istanti? Tinta in testa e ok. Ho fatto l'acqua di riso. Lo sciacquate le prime 2 volte bene e poi la terza la mettete qua, quindi è un po' più pulita insomma delle prime. E lo spruzzino sembra che funzioni, ovviamente shakerate perché sennò l'amido poi si mette sul fondo. Questa 2 giorni la tenete in frigo e questa vedete si spruzza meglio di quell'altra sicuro. Poi ho pulito, ho rifatto il letto. Eccoci qua tutto spelè, anche il divano infatti si vede perché ci stanno tutti i segni del cosino. Ho messo appunto il riso a fare, qua mi stavo scaldando 2 dei pezzetti di pizza che ho portato a casa ieri. Alle 3:30 mi devo vedere con la mia amica, quindi poi adesso sciacquerò la tinta, faccio la mia skincare e comincio un po' a prepararmi. Mamma mia, sono una persona pessima. Però mi sto godendo queste piccole, chiamiamole ferie, anche se alla fine
faccio sempre qualcosa. Però diciamo che ho rallentato un pochino il ritmo, soprattutto dei video. Quindi tipo ieri mi sono goduta al pomeriggio con questa mia amica, ci siamo fatte le nostre cose, i nostri giri. E ovviamente non sono stata lì a riprendere. Avrò fatto forse una clip, l'avete vista lì al caffè, punto fine. Sempre bello poi stare lì, raccontarsi le cose, sentire anche le esperienze degli altri, soprattutto persone che come me sono venute a vivere in questo paese nuovo, comunque quest'anno, perché anche lei è venuta quest'anno. Però ho una casa da mandare avanti e quindi cosa mi sono messa a fare? Lavatrice, ho finito delle cose che avevo da mangiare, quindi mi sono messa a cucinecchiare, anche se niente di troppo particolare. Adesso mi ero accorta che ieri non ho pubblicato nessuna storia su Instagram, quindi vi ho messo una storia con il box delle domande, così stasera registro un mukbang e almeno per settimana prossima ho anche qualcosa da caricare. Però sì, appunto, questi giorni sto un attimino prendendo tempo, sto cercando un attimo di rilassare. Anche perché appena si torna poi sarà tutto molto 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 intenso. Si devono fare un sacco di cose. Tra l'altro oggi è il 26 di agosto. Tra qualche giorno, prima il compleanno di mia madre, se me lo scordo saranno problemi. È la prima volta in tutta la mia vita probabilmente che non starò con lei. O forse la seconda, perché mi ricordo un anno era andata da qualche parte con qualche sua amica. Non mi ricordo bene. Comunque, oggi sono partiti i miei, sono andati a fare appunto le loro vacanze. Poi partirà anche mia sorella. E la cosa bella è che Gwendix rimarrà con mia nonna e Icy la prenderà Giulia. E questa cosa mi fa troppo ridere, perché voglio proprio capire come se la gestiranno a casa loro, che ovviamente ci sono già due cani. Ora Icy è molto accondiscendente, non è un cane assolutamente problematico, quindi però sono curiosa di questa cosa. Oggi, signora Amaro, per lei ho una missione, perché dobbiamo tagliare un po' di pelo qua, vero? È pronto? È pronto? Sì? Ti preparerei anche degli snack. Sì, fai il bravissimo. Ecco qua il cliente che è già lamentoso, eh. Lo sento un po' lamentoso in questi giorni, non capisco cosa vuole. Poi sbadiglia, sembra sempre super impegnato. Non deve fare niente lei. Diciamo, la parte in cui bisogna intervenire è più che altro qui dietro, perché vedete c'è tutta questa roba che... Non vi dico se mai si dovesse sporcare di quello che sapete. Dove vanno scappi? Prima con la forbicina. Ora è pronto per fare tutto questo? Sì, è pronto, prontissimo. Ok, mi dia il culetto. Vai, prima la spazzolatine. Cioè dai, ma guarda la quantità di roba. Ma che ci devi fare con tutto sto pelo qua? Anche la codina, perché l'altra volta te l'avevo tagliuzzata. Ma c'è un pezzetto lungo che ogni volta che cammina glielo vedo, dico, pare che lo devo togliere. Secondo voi l'ho fatto? Assolutamente no. Mamma mia, mi servirebbe qualcuno che mi tiene la coda così. Questo è un po' tagliato a caso adesso, purtroppo, che non ho altre soluzioni. Tanto tutto quello che va protetto è da un'altra parte. Però mi puoi un po' girare, a parte a favore di camera, ma... Perché se no non ti vedo. Ok, guarda già così quanto sei più sistemato, tutto un po' più un signore. Ma che ci devi fare? Che è un pannolone. Il problema è che c'è l'aria condizionata qua sopra e volano tutti i peli. Certo, non è bellissimo darvi letteralmente il culo, come dire, però non abbiamo altre opzioni al momento. Allora, vai così, ok. E non camminare però, dove vai? Vai, sei tutto sfracellato. Mangia, mangia. Che ora ovviamente non la vedo più, mi sembra giusto e onesto, forse qua, tanto giusto una sfondatina così proprio. Guarda tutta questa codina qua sopra, tutta un po' rovinata. Infatti in teoria i chihuahua andrebbero tagliati ovviamente a forbice, perché non si fanno mai a raso pelo, ecco. È pronto per la parte piseinis? Non lo so. Sta guardando un po' perplex. Per fortuna lui piace stare di pancia, quindi queste cose. Bisogna solo capire dov'è il pisinis e andargli intorno, diciamo. Tutto questo perché non ho ancora trovato una toiletta qua a Seul, Poi come vedete lui sta, cioè, letteralmente fermo, immobile. Oh no, però aspetta, apriti come una cozzetta. Apriti come la cozzetta che sei. Vuole darci una sgrullata? Bravissimo. E ora, disastro qua. Voi non li vedete, ma è pieno di questi peletti così. E guardate quanto pelo che abbiamo tolto, eh. Ce n'è a sufficienza. Ora mi preparo il liquido qua per pulire a terra. Ok, adesso si monta qui e si va.
Boh, non chiedetemi come sono finita a guardare La Bella e la Bestia. Se voi poteste sapere che io ho fatto questa cosa come recita per il saggio di danza una volta, indovinate chi ero? Lui. Cioè, chi ha avuto questi brillanti idee? Non lo so. Comunque, ho fatto questi. Ho fatto gli onigiri con l'alghetta. Alla fine dentro ci ho messo l'uovo perché ne avevo uno in più. Proviamo a sentire se sono anche buoni. Cioè, in teoria non è che dovrebbe essere questa roba strana e assurda. Si è tutto un po' sfasciato, però non è male. Buongiorno ragazzi, ci risiamo. Piove ancora. Questo qua è la nostra prova visiva. Ma in realtà oggi usciremo noi temerari. Anche perché ieri sono stata tutto il giorno a casa. Mi faceva malissimo la schiena. Quindi ho detto ok, sto stesa. Secondo voi sono stata stesa? Ovviamente no. La mia mente purtroppo non concepisce il concetto di riposo apparentemente. Quindi è mezzogiorno e qualcosa. Devo ancora fare colazione in teoria. Quindi penso skipperò direttamente e farò una tipo pranzo così. Di buono c'è che ha rinfrescato. Infatti ieri sono uscita un attimo, dovevo prendere delle cose. Madonna, che faccia, raga, e devo dormire. Comunque, sono uscita a prendere le cose io con la felpa. Mamma mia, che bella, che fantasy, bellissimo. Quando poi dovrò mettere il cappottino, ah, sarà bellissimo. E poi non vedo l'ora di vedere il mio quartiere d'autunno, perché vi ricordate l'anno scorso quanto era bello, tutte le foglie eccetera. Vi aspetto. Tanto, tanto, guarda, cioè dai, non manca troppo. Tra l'altro ho fatto un esperimento, nel senso una cosa diversa l'altro giorno, perché dovevo comprare appunto i liquidini del vape, ma c'era solo su un sito internet. Ci sono riuscita, raga. Praticamente qua il servizio posta poi arriva tutto su Kakao. Quindi vi dice quando parte, quando arriva, e è stato consegnato, eccetera, eccetera. Ci sono riuscita. Perché allora, se magari qualcuno ha tentato anche di aiutarmi, ma non è stato molto utile, come sempre, chi fa per sé fa per tre, non è una leggenda metropolite. Ho anche fatto giusto, raga, tutto il sito in coreano. Io disagissimo, mi sono dovuta ovviamente anche fare l'account su questo sito. E ovviamente sono shop che non vendono per le persone sotto i 19 anni, quindi mi continuano ad apparire questo cacchio di messaggio. E io avevo messo la mia data di nascita, cioè, ma come pretendi? A un certo punto ho capito che ovviamente qua invertono, che mettono prima la data di nascita, poi il mese, poi il giorno. Invece ne facciamo tutto il contrario. Vi faccio vedere come preparo il riso, perché mi sono detta ieri sera ovviamente lo faccio, l'ho fatto secondo voi, non l'ho fatto. Sta cacchio di macchina, vi ripeto che va solo col timer apparentemente. Vado col misurino. Uno e due. Almeno so poi quanti anche misurini metterci d'acqua, perché lo sapete, nella cuoci riso si fa stessa quantità di riso, stessa di acqua. Ora lo sciacquo, così tolgo l'amido. Attacchiamo il nostro aggeggio, via dentro, e qua va settato 2 ore. Ok. Preparazione avvenuta. Oggi finalmente posso uscire con, non dico una giacchetta, però metterò una camicetta. Quindi mi sono potuta mettere in bretelline. Vi dico sempre, non vi fate problemi, eccetera, eccetera. Io però, lo sapete, mi sento a disagio a uscire con le braccia scoperte, specialmente qua. Quindi no, cioè anche se dovessero fare tipo 87 milioni di gradi, purtroppo non mi vedrete mai in bretelline. Quindi un conto se poi sopra mi ci metto una camicettina. Quindi fa un po' quell'effettino tipo, sapete quando lasciano questa parte un po' scopertina? Ok, meglio. Proprio uscire così non ce la faccio. E voi mi direte, ma stai pure meglio? Io mi vedo pure meglio, ma non ce la faccio. Cioè proprio a livello di non ce la faccio. Quindi adesso dovevamo vederci con Ross da una parte, però lei ha fatto tardi perché si è messa a spostare i mobili dentro casa. Ma adesso io dico, ma porca miseria, di tutti i giorni, tutti i... Proprio oggi, niente, gli ha preso Skiribitz, sapete quando... Così lo dovete fare e l'ha fatto. Quindi però mi ha detto vabbè tardi, non si può più fare quello che dovevamo fare. Dovevamo andare al negozio di Nerdy perché lei doveva farsi una foto comunque, PS. E invece niente, quindi andiamo a vicino Gangnam, più o meno è tipo Shinsa Gangnam, però le zone vabbè quelle sono, dove c'è il nostro, uno dei nostri posti top key preferito. Quindi andiamo lì. In realtà dipende che ore faccio, perché se faccio prima mi sa che vado direttamente a casa sua, oppure vado lì intanto e l'aspetto da qualche parte. No, mi sa che faccio prima andare lì, perché se so più cambi di metro per arrivare da lei che andare... Vabbè, lo so io, mi sono capita. Quindi, vabbè, andiamoci a mangiare sto tteokbokki. Eccoci qua, siamo solo noi ovviamente. Che bello, è tutto per noi.
Ecco, che gioia, gioia di vivere. Quindi niente, non possiamo prendere il rosetto pochi che volevamo, c'eravamo partite. Letteralmente era l'obiettivo della serata. Invece no. L'obiettivo è il piano. Oggi è attrezzata la ragazza. Guardate, dovete sapere che il Daiso vicino casa di Rosalba è uno dei più riforniti. È un sacco carino questo. C'è un sacco di cose che dico. Ora vengo, lo prendo. Prossima volta, i visorini. Però mi servono bassi. Ah, per i cassetti. C'è qua un sogno, perché guarda tutte queste cose. Tipo, noi magari le dobbiamo prendere da AliExpress a pieno. Ah, quello si apre tipo matrioschino. Non so da dentro. Non lo so. Però vi giuro, no, Daiso purtroppo è la morte. Cioè, qualunque cosa pensaci, la trovi. Con il nostro cagnolino preferitissimo. Dopo Ami, attenzione. Dopo Icy, dopo la Gwendix, ci sei tu, va bene? Super shy, super shy. Abbiamo una situazione diversa qua. Guardate, una situazione differente. Plattery. La ragazza sta anche mettendo in ordine. No. Oddio, oggi è ispirata. Solo che io non rispetto molto le date di scadenza dei trucchi. Posso dire questo segreto? Il pao è importante. Il? Il pao. Che cazzo è il pao? Il pao è, si chiama, è il simboletto quello dietro. 12, 24. Questo ho anche finito, però non lo butto. Col cazzo che lo butto questo, eh. È carino quello. Ma più che altro questo qui è da ricchi. È da ricchi. No, questo posso prendere la ricarica. Ah. Senza che spendo di nuovo 200 miliardi, esatto. Cioè.